amici di TeleG, buongiorno, ben ritrovati. Oggi nella nostra rubrica TeleG in radio parleremo di arte e lo faremo con questo giovanissimo artista, un ragazzo che viene da Tiesi, è un fumettista, è laureato in relazioni internazionali, ha preso una splendida laurea in quel di Torino e si occupa, come ho detto, di fumetti. Lui è Luigi Porceddu. Benvenuto Luigi, ben Ciao arrivato. Ciao a tutti, Ciao. Grazie per avermi ospitato allora, qua. Fumettista. Perché fumettista? Perché? Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che l'idea di fare fumetti ce l'ho sempre avuta in testa da quando sono bambino. Prima come lettore, proprio. Esatto, prima come lettore. Io ho iniziato a leggere Kathy Vick, sai, già sempre cose, sempre sul demenziale, già da bambino. E poi chiaramente ai tempi dell'università, frequentando gli ambienti, parlando di certe tematiche anche con amici, colleghi di università, mi sono appassionato comunque alla politica internazionale, ho cercato di fondere queste due passioni e quindi ho iniziato a produrre vignette satiriche. Vignette satiriche che pubblico ancora oggi su una testata online che si chiama Europe, è una rivista di affari europei che appunto tratta di tematiche legate all'Unione Europea in modo più obiettivo possibile, anche critico, perché comunque, come potete ben capire, non stiamo parlando di uno qualunque, stiamo parlando di Luigi Porceddu. E niente, poi chiaramente ho studiato fuori, sono stato 9 anni lontano dalla Sardegna sia per studio che per lavoro, poi una volta ritornato in Sardegna per volerci stare finalmente, perché io ho sempre considerato l'andarmene via dalla Sardegna, è stato 2 volte, ho dovuto emigrare, l'ho sempre considerato una sconfitta, sia per me sia, diciamo, per l'ambiente che mi circonda, per il mio territorio, esatto, quindi sono voluto tornare in Sardegna tra mille motivi, uno di questi era quello di voler rimanere in Sardegna e questa, diciamo, volontà di tornare mi ha fatto apprezzare certe cose che prima non avevo neanche considerato e da lì è nata anche la voglia di raccontare l'ambiente che mi circonda, i territori, le campagne, i siti archeologici, le persone, i miti e le leggende tramite il fumetto. Quindi sfatiamo questo detto, questo modo di fare, questa fuga, quella che esatto. Si è chiamata la fuga dei cervelli, tu esatto. Sei un cervello che è uscito per perfezionarsi e poi è voluto riportare il proprio certo. Patrimonio nella sua terra. Senti un po', fumettista, di solito il fumettista è qualcuno che esprime un qualcosa di esistente, che ne so, un fumetto vero e proprio, ma riesci a dare qualcosa di tuo nei fumetti, qualcosa di tuo personale interiore, intendo? Beh, certo, io diciamo che ho un punto di vista, un'opinione sull'ambiente che mi circonda, sul sistema, su come funziona il mondo, che si basa molto su come è l'uomo, su come io vedo l'uomo, la persona. La persona, cioè l'essere umano, è più o meno lo stesso da millenni, quindi le storie, i sentimenti, le emozioni, i modi di vedere delle persone sono più o meno gli stessi, quindi quando magari voglio creare una storia o voglio creare un fumetto basato su una leggenda ambientata 1000 anni fa, io cerco sempre di proiettare il mio punto di vista di un ragazzo di 30 anni del terzo millennio nel passato, però, e cercare di far vedere il passato con gli occhi miei. Chiaramente entrano in gioco le opinioni, entrano in gioco le idee, chiaramente è una cosa sempre soggettiva e poi sta naturalmente al lettore l'apprezzamento di quello che faccio io. Ecco, dal punto di vista tecnico invece, per creare un disegno, un fumetto, una storia, quanto ci si può impiegare? Questa è un'altra bellissima domanda alla quale io rispondo abbastanza in modo rocambolesco, perché non ho mai studiato per disegnare, quindi non ho la più pallida idea di quale sia la tecnica giusta per fare un certo tipo di disegno. Cioè io mi alzo la mattina,
se non devo lavorare, mi metto a disegnare. Tutto dipende da come mi sveglio la mattina. Io posso stare anche ore davanti a un foglio senza fare niente, poi magari esco, vado al bar, scendo qua a suonare la chitarra con i miei amici, torno a casa, prendo il foglio subito, in un momento c'ho la vignetta pronta. Ecco, hai detto, non ho mai studiato per disegnare. Possiamo dire che invece disegni per studiare? Sì, si può, ma non proprio. Io diciamo che è più corretto dire che io studio disegnando, perché non avendo una tecnica, non avendo uno stile tutto mio, ogni disegno che faccio è un'evoluzione delle mie capacità, cioè io imparo disegnando, non ho nessun limite da quel punto di vista, cioè non mi pongo nessun limite. Non è che dico no, quel disegno non lo faccio perché non lo so fare, io intanto ci provo, poi. Se viene bene, sono pazienza. Ti trovi meglio a disegnare fumetti con una storia intera o una vignetta unica che lascia il segno? Anche quello dipende. Dipende dal tema. Molte volte mi capita, per esempio, io per dire, le vignette per il settimanale Europa, io le pubblico ogni settimana, una volta alla settimana. Quindi molte volte questo vincolo settimanale mi forza un po' la creazione di qualcosa, la creazione di un'idea. Altre volte invece capita che io magari ho già pubblicato la vignetta della settimana, il giorno dopo succede qualcosa, tipo il bombardamento, presunto bombardamento chimico in Siria, e inevitabilmente la vignetta esce, Salta salta fuori. fuori per forza. Quindi da quel punto di vista. In quel modo è più facile fare una vignetta, mentre invece per il fumetto io chiaramente non ho mai pubblicato un fumetto, diciamo che ho sempre fatto fumetti per conto mio, molto amatoriali, eccetera, però ultimamente sto finendo un fumetto che si basa su una leggenda di Tiesi e quello è stato non solo facile, ma anche divertente da realizzare perché la sceneggiatura c'era già, perché praticamente è una leggenda del mio paese, è una leggenda di Tiesi ambientata nei siti archeologici di Tiesi e è stato anche divertente, diciamo, cimentarsi a rappresentare nel modo più fedele possibile i siti archeologici o le zone dei territori di Tiesi, cioè in modo tale che chi passa in quelle zone, magari ogni giorno rivede su carta e dice: ma io questo posto lo L'ho già conosco. visto. Sì. Ecco, diciamo allora anche che tu a breve esporrai le tue opere al centro turistico Faber a Tempio Sì. Pausania e questa esposizione farà parte di un tour di una quindicina di Di percorsi, di percorsi, sì. posti, il Caffè Tettamanzia a Caffè Vuori, insomma, Tettamanzi, sì, una a Sassari quindicina ci in sono. giro per la Sardegna. Sì. Il tutto per il È progetto molto DART, curato dall'associazione Dietro le Quinte, puntini puntini, osare. OSA, la Sì. cui presidente, che salutiamo, ciao Ciao Marcella Marcella. Marianini, cura appunto questo genere di attività. La tua mostra adesso qui al Faber cosa comprende? Allora, la mia mostra comprende, intanto ringrazio tantissimo l'associazione e soprattutto ogni minima persona che ha ideato questo tour. E niente, in questa mostra io esporrò le mie vignette, non tutte, perché comunque ho iniziato a fare vignette satiriche nel 2012, quindi ci vorrebbe un camion per portarle tutte a Tempio. Quindi farò una selezione per tematica delle mie vignette, quindi vignette sulla Sardegna, vignette sul rapporto tra la Sardegna, l'Italia e il mondo, vignette sull'Italia, vignette sul mondo in generale. Poi ci saranno alcune tavole del fumetto che è ancora in fase di produzione. Diciamo che le tavole sono finite, però una mia amica Maria, che saluto, sta trascrivendo i dialoghi in sardo sulle tavole originali, perché il fumetto è in sardo. Quindi, ripeto, ci saranno alcune tavole di questo fumetto e dei quadri che, diciamo, sono molto astratti, molti sono astratti, e alcuni invece, quattro in particolare, sono una collezione che
è nata così dal nulla, quasi per gioco, che ha voluto mischiare tradizione sarda e cultura rock moderna. Quindi ci sarà un Freddie Mercury che con la nella sua posa famosa, che però gioca a Murra, un Lemmy dei Motörhead con la Bertula, con l'asso di picche come disegno, poi no, ci sarà. Non ci dire altro. Ok, non ci può. Ecco, piuttosto venite. Una domanda che servirà sicuramente ai nostri ascoltatori: su Sassari quando avremo occasione di vederti? Ma spero presto, spero sì. Molto presto. Ci stiamo lavorando anche per questo. Allora devo estorcerti due promesse. Okay. La prima è che ci torni a trovare quello quando senz'altro. Verrai ad esporre qui a Sassari. Senz'altro. E la seconda è, ti chiedo, ma farai una vignetta di questa intervista dove siamo tutti e due insieme? Sì, però sappi che io sono molto crudele, quindi... Vabbè, accetto un buon cuore. Ok, certo, comunque volentieri. Ti consiglio di mettere nella vignetta, già ti do una dritta, metti una scatoletta di Xanamina qua, perché a furia di vederti così... Ah ok, ti è venuto il mal di mare. sì, sono abbastanza movimentato. Scherzo, ovviamente. Va bene, io... faccio a te un grande in bocca al lupo. Grazie, grazie per mille. La tua carriera di vignettista, perché ho visto i tuoi lavori e sicuramente meriti. Grazie mille. Faccio i complimenti anche all'associazione Dietro le Quinte Osa, perché questi progetti che porta avanti sono di sicuro, sicuro interesse culturale. Esatto, esatto. Bene, grazie per essere stato. È stato davvero un piacere. Grazie. Alla prossima. Sarà per ricambiare sicuramente. Allora, ringraziando Luigi Porcedu, io in chiusura vi ricordo i nostri contatti, il 26 11 50 per raggiungerci telefonicamente, info@telegi.tv per raggiungerci via mail, e sul nostro sito www.telegi.tv troverete tutte le nostre produzioni, gli archivi dei nostri telegiornali e tutto quello che riguarda la nostra famiglia. Non dimenticate sia la nostra pagina Facebook che il canale 115 Libera TV, dove troverete 24 ore su 24 i nostri telegiornali. Bene, è proprio tutto, grazie per essere stati con noi, alla prossima.